partecipazione, porto il saluto del Presidente della provincia di Como, porto il saluto dell'amministrazione della provincia di Como, della nostra provincia che, come ricordavo un attimo fa il Sindaco, è costellata da luoghi che della memoria, luoghi che ci ricordano atti eroici, eventi drammatici che hanno segnato il tempo che ci ha portato al 25 aprile. La nostra provincia che ha svolto un ruolo significativo in quegli anni, con momenti di eroismo noti, il sindaco ricordava alcune persone, a me piace qui ricordare un mio concittadino, Don Umberto Marmori, parroco di Cernobbio, morto a seguito delle torture inflisse dai fascisti pochi giorni dopo in canonica a Cernobbio, che aveva partecipato insieme a tanti altri a quell'attività un po' misteriosa, nascosta, di chi aiutava ad esempio tante persone a scappare verso la Svizzera e lo faceva a rischio della propria vita, la maggior parte senza interessi alcuni, anzi solo per generosa disponibilità. Insomma, di una provincia che ha dimostrato, che si è costruita, ha dimostrato di voler costruire il 25 aprile, l'ha conquistato. Conquiste che, come ricordava il sindaco, non sono mai per sempre. Per questo dobbiamo fare memoria, perché la libertà, la tolleranza, il rispetto delle regole che caratterizzano l'Italia, che caratterizzano l'Europa, non sono date per sempre e debbono essere difese, e abbiamo il dovere di difenderle anche in memoria di chi ci ha consentito di essere qui oggi e di vivere questi anni di pace. È particolarmente importante in questo periodo storico in cui, come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica, qualcuno vorrebbe riscrivere una storia. La storia non si riscrive, è segnata dal sangue, dall'impegno delle persone. Per questo, se il 25 aprile, come ci ricordava il sindaco, deve essere necessariamente anche l'inizio di un mondo diverso in cui tutti vengono, un mondo basato sulla riconciliazione, in cui tutti devono accettare le diversità e rispettarle, è con altrettanta forza che dico che nessuno oggi può definirsi in Italia fascista e contemporaneamente patriota. La nostra patria è nata sull'antifascismo, è nata dalla lotta contro il nazifascismo, che ha rappresentato il buco nero della storia di questa Europa. Bisogna dirlo con forza, nel rispetto della bandiera che abbiamo, nel rispetto del tricolore e nel rispetto della nostra Repubblica. Buon 25 aprile a tutti, viva l'Italia!